Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti glorifichiamo. Dal Libro di Cielo, volume 14, 24 novembre 1922. Stavo pensando al mio dolce Gesù quando fu presentato ad Erode e dicevo tra me: com'è possibile che Gesù tanto buono non si benignò di dirgli una parola e dargli uno sguardo? Chissà che quel perfido cuore alla potenza del suo sguardo non si fosse convertito. E Gesù, facendosi vedere, mi ha detto: figlia mia, era tanta la sua perversità ed indisposizione d'animo che non meritò che lo guardassi e gli dicessi una parola. Se ciò facessi, si sarebbe reso maggiormente colpevole. Perché ogni mia parola o sguardo sono vincoli di più che si formano tra me e la creatura. Ogni parola è un'unione maggiore, una strettezza di più. E come l'anima si sente guardata, la grazia incomincia il suo lavoro. Se lo sguardo o la parola è stato dolce, benigna, dice: com'era bella, penetrante, soave, melodiosa. Come non amarlo? Se poi è stato uno sguardo, una parola maestosa, sfolgorante di luce, dice: che maestà, che grandezza, che luce penetrante, come mi sento piccola, come sono misera, quante tenebre in me innanzi a quella luce così sfolgorante. Se ti volessi dire la potenza, la grazia, il bene che porta la mia parola o sguardo, quanti libri ti farei scrivere? Ora vedi quanti beni ti ho fatto nel guardarti tante volte, nel vederti, nel tenerti con me in familiari conversazioni. Non sono state solo parole, ma discorsi completi. Da ciò puoi comprendere che le unioni tra me e te, le relazioni, i vincoli, le strettezze sono innumerevoli. Io ho fatto con te come un maestro che con gli altri che vogliono qualche suo indirizzo
dice qualche parola, ma coi propri discepoli, volendo fare altrettanti maestri simili a lui, sta con loro tutto il giorno, parla a lungo, gli sta sempre sopra, ed ora porta un argomento e ora una similitudine per farsi più comprendere, né li lascia mai soli, per timore che distraendosi facciano andare al vento le sue fatiche. Se occorre, toglie le ore al suo riposo per ammaestrarli. Nulla risparmia né fatiche, né stenti, né sudori, per ottenere l'intento che i suoi discepoli diventino maestri. Così ho fatto io per te, nulla ho risparmiato. Con gli altri ho tenuto le sole parole, con te discorsi, ammaestramenti, a lungo, similitudini, di notte, di giorno, a tutte le ore. Quante grazie non ti ho fatto, quanto amore fino a non saper stare senza di te. È grande il disegno che ho fatto su di te, perciò molto ho dato. Tu poi per tutta gratitudine vorresti tenere occultato in te ciò che ti ho detto e quindi non darmi la gloria che col manifestarlo avrei avuto. Che diresti tu di quel discepolo che dopo che il maestro ha giunto con tante fatiche a farlo maestro vorrebbe ritenere a sé l'istruzione ricevuta senza impartirla agli altri? Non sarebbe ingrato e di dolore al maestro? Che diresti del sole che dopo che gli ho dato tanta luce e calore non vorrebbe far scendere questa luce e calore sulla terra? Non diresti al sole, è vero che fai una bella figura, ma non fai bene a tenerla per te? La terra, le piante, le generazioni aspettano la tua luce, il tuo calore, li vogliono per riceverne la vita, la fecondità, e perché vuoi privarci di un aiuto tanto grande? Molto più che col darli a noi, tu nulla perdi, anzi acquisti maggior gloria e tutti ti benediranno. Tale sei tu, anzi più che sole. Ho messo in te tanta luce di verità sulla mia volontà che sarebbe bastante più che sole ad illuminare tutti e a far più bene che non fa lo stesso solo la terra. Ed io e le generazioni aspettiamo che si sprigioni da te questa luce e tu pensi come occultarla e quasi ti affliggi se persone autorevoli vogliono occuparsi di metterla fuori. No, no, non sta bene. Io mi sentivo morire nell'udire il mio dolce Gesù e molto più mi sentivo colpevole perché in questi giorni, essendosi ritirato un mio scritto senza conseguire lo scopo per cui ero uscito, cioè di metterlo fuori, avevo provato una grande soddisfazione. Oh, come mi sentivo male nel sentirmi rimproverare così duramente e di cuore gli chiedevo perdono. E Gesù per cui darmi mi ha benedetta dicendomi ti perdono, ti benedico, ma sarai più attenta e non lo farai più. Ecco, bene, questo appena letto è l'ultimo episodio del 14° volume. E come sempre, alquanto istruttivo, riprende anzitutto nell'incipit un particolare, non soltanto delle ore della passione, ma della passione di Gesù, che oltre che le visioni, le rivelazioni di tanti santi e mistici che hanno visto questi particolari, su questo c'è una concordia praticamente universale e c'è anche un po' la tradizione della Chiesa e anche le testimonianze dei Vangeli, insomma, no? I Vangeli non ci riportano nessuna parola detta tra Gesù e Erode, mentre invece ci riportano i dialoghi tra Gesù e Caifa, tra Gesù e Ponzio Pilato, eccetera, eccetera, no? E quello che Gesù dice è un pensiero già formulato da non pochi autori che hanno commentato appunto il particolare del silenzio di Gesù nei confronti di Erode. E lo spiega. È un silenzio motivato da un tasso elevatissimo di perversione e da un altrettanto elevatissimo tasso di indisposizione d'animo. Questo è un punto su cui possiamo e dobbiamo riflettere, sia per forse comprendere cosa è successo in certi momenti della nostra vita, no? Perché sono in molti a lamentarsi che non sentono la voce di Dio e che si sentono abbandonati. Sono in pochi però a chiedersi, ma non è che io non la sento perché mi sono messo nell'impossibilità di sentirla?
non è che io che mi sento abbandonato, in realtà non sono stato io ad abbandonare il Signore e ho tutte quante le porte chiuse, blindate, di modo tale che se volesse venirmi a bussare non ha alcuna possibilità di trovare una mia risposta positiva, perché questo sovente accade, no? Però ci dà anche un aiuto questo comportamento di Gesù, perché Gesù in quello che faceva non faceva soltanto del bene e non agiva, come sempre evidentemente, come Redentore, come Riparatore universale e come Santificatore universale, ma anche come esempio. E lui nel Vangelo ha detto una delle parole forti: non date le cose sante ai cani e non gettate le perle davanti ai porci, ed è quello che ha fatto in questa circostanza. E il motivo per cui Gesù parlava in parabole, per esempio, a detta degli antichi commentatori, quindi dobbiamo tornare indietro ai tempi già della patristica cattolica, e perché Gesù parlava in parabole? A parte che lui lo dice nel Vangelo, no? Dice: a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, dice ai discepoli, ma agli altri solo in parabole. E perché agli altri solo in parabole? Perché quando una persona non ha ancora fatto delle scelte di campo, quindi non ha ancora deciso di essere appunto discepola di Gesù, di volerlo ascoltare, quindi ha un cuore totalmente aperto, ma sta nel, come dire, nel novero della folla, insomma, della gente che sta lontana, ma non si sa in quella gente, tra quella gente, che tipo di cuori ci stanno, se ci stanno cuori tipo Erode, o se ci stanno per esempio cuori smarriti, come dice il profeta Isaia, cioè di persone che se ricevessero un barlume di luce, una mano tesa, un gancio, insomma, una corda, uscirebbero fuori, si aggrapperebbero e comincerebbero il cammino di risurrezione personale, d'accordo? O ci possono essere anime che magari sono state deluse da tante cose della vita, quindi che non sono cattive, ma appunto che attendono proprio un input, un segnale. E questo è il motivo per cui Gesù parlava in parabole. Perché se avesse trovato cuori alla Erode, hanno sentito una favoletta, quindi non vanno a toccare le perle, i tesori preziosi nascosti sotto il velo della parabola, che sono appunto i misteri del regno di Dio. Invece la persona che cerca un gancio, sente quella cosa, dice: ma che significa questa cosa? Si comincia a riflettere e se fa questo, perché vuol dire che ha una buona disposizione del cuore, la luce della grazia arriva e gli permetterà di fare chiarezza, di fare in modo che questa parola entri, cominci ad operare, porti piano piano la persona alla conversione. Allora, per noi è molto difficile, no? Però ci sono chiaramente dei segnali esterni, fermo restando che il giudizio sulle persone spetta sempre al nostro Signore, no? E che ci possono far capire come sta un animo, no? Cioè, si vedono alcune cose, no? E perché è importante che noi maturiamo questo? Perché tutte le persone che si avvicinano al Signore o che conoscono per esempio un dono grande, pensiamo per esempio il dono della Divina Volontà, avvertono sempre, ed è normale, anzi è cosa bella e buona che sia così, il desiderio di condividere, il desiderio di coinvolgere altre persone in questa cosa bella, cioè la molla dell'evangelizzazione anche nella Chiesa parte proprio da questa, cioè se io ho trovato un tesoro, se io ho trovato una gioia grande, pur senza voler imporre evidentemente niente a nessuno, ma a proporla sì, cioè a cercare di condividere con altri questo dono grande che ho ricevuto, questo sì. E questa è una cosa buona, tranne però, ecco il punto, quando vedessimo che ci sono persone che a quanto si vede certamente, ma appaiono completamente chiuse, indisposte e addirittura ostili o addirittura avvoltolate senza, come dire, nessuna minimo cenno, insomma, di voler in qualche modo uscirne in vizi e cose orribili. Fermo restando che non dobbiamo mai giudicare la persona, che dobbiamo sempre pensare che se la grazia di Dio non avesse preservato e dato una mano, io sarei peggio del peggio tra gli esseri umani. In questo nel cuore dobbiamo sempre e tutti pensarlo. Però ci sono dei dati oggettivi, no? Tanto per fare un esempio,
se ci troviamo a parlare con una persona, esce magari un discorso un pochino qualificato, si vede se la persona appena sente parlare delle cose comincia a far polemica, ad essere aggressivo, ad attaccare, insomma, quindi che il suo intento non è di confrontarsi e dialogare e ascoltare anche chi la pensa diversamente da lui, ma di imporre la propria sbagliata, magari se è una persona lontana, insomma, laicista, come adesso girano, insomma, atea, cioè, si capisce se la sua intenzione è quella che lui parla con me perché mi deve far diventare ateo come lui, non c'è nessuna speranza, non c'è nessun aspiraglio, insomma, nel cuore, non c'è nessun dubbio sulla sacrosantissima giustizia di quello che pensa e di quello che dice. Allora, in quel caso, a cosa serve? Gesù dice non soltanto che non serve, quindi non si deve fare, bisogna stare in silenzio, come stava Gesù dinanzi a Erode, e pregare per lui. E basta. Perché? Perché parlare va, oltre al fatto che non serve a nulla, quindi non produrrebbe con questa situazione contingente al momento nessun frutto di bene, ma renderebbe la persona maggiormente colpevole. Lo capiamo perché, no? Perché una grazia che il Signore gli sta facendo, come appunto quella di sentire una parola, una cosa di questo genere, la va, anziché accogliendo, respingendo, quindi carica ulteriormente la coscienza di una grazia sprecata. E quindi, per impedire che questo accada, è meno peggio stare zitti. Evidentemente, noi che non abbiamo certamente la scienza di Gesù, la capacità di vedere i cuori, insomma, no? Cioè, sì, perché Gesù sa quali sono le persone che sono inconvertibili, non perché non vuole convertirli, attenzione, ma perché conosce quali cuori sono talmente ostinati che non ci sarà, che non varrà niente, insomma, non si riuscirà a fare nulla per poterli convertire. Un po' come quello che è successo con Giuda Iscariota. Gesù ha trattato Giuda Iscariota come tutti gli altri, come se potesse illudersi. Questo è veramente un mistero per noi, insomma, poco sondabile, ma immaginiamo, insomma, che dolore che possa dare, no? Gesù ha trattato Giuda come gli altri, quindi nella speranza che era senza fondamento, perché lui non ignora in quanto Dio il futuro, che quest'uomo si potesse convertire, nel senso che gli ha dato tutte le chance possibili e immaginabili fino alla fine per potersi convertire, pur sapendo in quanto Dio che sarebbe stato tutto inutile. Uno potrebbe anche pensare, ma allora perché Gesù l'ha fatto? Perde tempo a fare le cose inutili. Insomma, perché noi dobbiamo pensare che, numero uno, quando Gesù fa una cosa e quando c'è un'opera di Dio, non dobbiamo mai giudicarla, questo come prima cosa. E, come ci ricorda la fine dell'ottavo volume del Libro di Cielo, perché a Dio non si chiede? La storia del perché, ecco, è storia, ecco, di cui si parla ampiamente nell'inferno, insomma, no? Perché Dio non è tenuto a darci giustificazioni o a rendere conto a noi di quello che fa, casomai il contrario, siamo noi che dobbiamo rendere conto a Dio di quello che facciamo. Ecco, però, attenzione, Dio non c'è bisogno che gli ricordiamo noi di fare le cose buone, perché, prendiamo appunto l'esempio di Giuda, no? Ci sarà un giorno, perché ci sarà un giorno, il giudizio universale. E nel giudizio universale apparirà, non solo per Giuda, ma per tutti i dannati, che Giuda, supposto, insomma, non possiamo dirlo con certezza, però insomma il Vangelo è abbastanza inquietante, insomma, al riguardo, no? Fermo restando che poi, va bene. Comunque, i dannati in generale, quello che tutti vedranno, perché nel giudizio universale si farà giustizia universale, è che quello si è dannato solo per colpa sua, cioè che Dio fino alla fine l'ha messo in condizione, gli ha fatto grazie su grazie, richiami su richiami, in tutte le forme possibili, perché quella persona non andasse incontro alla rovina eterna. E si vedrà, come già noi diciamo, ammaestrati dalle parole della Chiesa, che è stata solo colpa sua, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. E nessuno potrà dire al Signore, né in pubblico, ma nemmeno in privato, nel giudizio particolare, perché hai omesso questa cosa per salvarmi? Cioè, supposto, come ripeto,
è altissimamente probabile che Giuda si sia dannato, e dico altissimamente probabile per non dire sicuro al 100%, insomma, perché in base a quello che Gesù dice nel Vangelo, a mio avviso si potrebbe dire al 100%, però, essendo dei poveri esseri umani, lasciamo, insomma, lasciamo la speranza anche all'insperabile e lasciamo l'impossibile anche all'impossibile, no? Ma anche nel giudizio particolare. Che per esempio quest'uomo ha affrontato al momento della sua morte, si è impiccato in maniera di morte violenta, ha visto in tutta la verità, perché noi vedremo la nostra vita con gli occhi della verità dell'Altissimo, che la dannazione presunta, molto probabile, quasi sicura, basta, insomma, adesso ci siamo capiti, è solo colpa sua. Questo è fondamentale, questo qui. Perché questo è di nuovo, ci porta sempre, diciamo, sempre di nuovo al leitmotiv dominante di questi scritti, che è la volontà umana in contrasto con quella divina. Invece Gesù, adesso passiamo alla parte bella, con le persone che trova disposte e non totalmente pervertite, pervertite vuol dire che sono talmente tanto invischiate nei peccati della peggiore specie, come dice Gesù nell'ora della passione, che peccano all'impazzata, sembra che ci trovano gusto nel peccare, e più ne fanno e più ne vogliono fare, e ci sfidano l'Altissimo, insomma, no, con questa cosa. Ma quando Gesù trova un'anima disposta e che cammina verso il bene, con lui sarà fatto in maniera straordinaria, ma con ogni anima lo fa in maniera ordinaria. Ah, Gesù parla, e come? Parla tantissimo al cuore. Basta mettersi, sintonizzarsi bene sulle frequenze, trovare bene l'antenna, ma voglia quanto parla. Gesù certamente non a tutti, beato chi lo fa, insomma, gli appare, l'abbraccia, lo bacia o fa cose così forti come quelle che ha fatto con Luisa, ma nell'intimo del cuore ci sono tanti abbracci, ci sono tanti baci, ci sono tante carezze che il Signore dà alle persone che si ben dispongono e che lo accolgono. Quindi discorsi di familiarità, di intimità, e che ciascuno di noi deve imparare a vivere. Perché dicevo, credo proprio ieri sera, durante una catechesi appunto sul fondersi nella divina volontà, ma questo è un argomento ricorrente, che non c'è vita nella divina volontà senza che si sia acquisito un rapporto personale, intimo, proprio, da esprimersi evidentemente anche in contesti di preghiera intensa, intima e profonda con Gesù. Non c'è. Ecco, poi Gesù estende, quindi responsabilizza un po', nel senso che carica un pochino Luisa di coscienza delle grazie ricevute. Dice: oi, senti un po', io con te non è che ogni tanto mi sono apparso, ho detto qualche parolina come ho fatto con qualche santo. Cioè, discorsi lunghi, discorsi completi. Cioè, Luisa era un'anima che stava in presenza abituale, insomma, di Gesù. E non solo discorsi completi, vincoli, relazioni, unioni, atti d'amore, insomma, no? E questo perché, attenzione, qual era la condizione fondamentale? Che Luisa era una tabula rasa, era una porta spalancata, era fermamente decisa ad essere ammaestrata dal Signore e a fare quello che Gesù gli avrebbe insegnato. Quindi non è che Gesù non ha tanti discepoli perché, come dire, fa le elite ristrette, no, no. Gesù vorrebbe discepoli, cosa ha detto agli apostoli prima dell'ascensione? Andate e fate discepole, letteralmente ammaestrate, ma letteralmente proprio fate discepole, tutte le genti. Cioè, lui vorrebbe che tutte le genti, tutte le nazioni, cioè tutti gli uomini, perché gli parla delle genti pagane, diventassero suoi discepoli, per quanto sta in lui. Il fatto che ce ne siano pochi di discepoli autentici, come sempre, ormai questo è un tema che dovremmo aver interiorizzato, è sempre che per qualche falla, per qualche
mancanza, usiamo tutti questi eufemismi, da parte nostra. Perché Gesù, se non trova un terreno fecondo dove depositare i suoi insegnamenti, pensiamo anche a tutte quante le volte in cui negli scritti di cielo dice che la divina volontà deve trovare un poggio, un punto d'appoggio, qualcuno in cui depositare anzitutto le sue opere, no? Perché? Perché non vadano sprecate. Cioè, nostro Signore, le grazie, preferisce tenersene per lui, o meglio offrirle e vederle spinte in principio, piuttosto che poi vederle sprecate, perché le cose sante ai cani e le perle ai porci non si danno, e non le dà. E quindi, se non trova in noi le opportune disposizioni, non ce le dice, non ce le dà certe cose. Però questo non dobbiamo mai darne la colpa, tra virgolette, evidentemente, a lui, ma colpa nostra. Ecco, quindi in questa meditazione noi dobbiamo, certamente Erode è un caso, nessuno, spero, di quelli che ascoltano questa meditazione si troverà in una condizione del genere, no? Però è un caso limite, un caso estremo, che però, perché è il caso della chiusura assoluta alla grazia, quindi che impedisce proprio ogni possibilità di accesso. Però anche noi avremo tante più grazie da parte del Signore, questo è sicuro, quanto più siamo disposti, come dice Gesù nel Vangelo, a chi ha sarà dato. Cosa fai tu nei confronti di Gesù? Cosa gli chiedi? Quali offerte gli fai? Le offerte sono libere, sono spontanee, ma è chiaro che se io dico, penso che Gesù sia la cosa più preziosa che ha, pensiamo per esempio al valore cristiano del digiuno. Gesù, quando dice che i suoi apostoli non digiunano, perché avrebbero digiunato quando lo sposo sarebbe stato tolto, dice, possono gli invitati a nozze digiunare mentre lo sposo è con loro. E ci si pensa poco, ma Gesù sta aggiungendo al gesto ascetico del digiuno che c'era anche nell'Antico Testamento. Infatti i farisei digiunavano. E nel libro di Giona viene bandito un digiuno per evitare di distruggere Ninive, no? E quel digiuno storna quel castigo divino. Quindi, ma i temi classici del digiuno, che sono appunto l'espiazione dei propri peccati, la riparazione, l'impetrazione di grosse grazie da parte di Dio, insomma, no? Che sono le motivazioni religiose per cui si digiuna, la penitenza, insomma. Ma ci è aggiunta un'altra cosa, dice. È la nostalgia dello sposo, cioè il digiuno. Quando Gesù dice, non digiunano mentre lo sposo è con loro, ma quando lo sposo l'ha tolto digiuneranno. Che cosa c'è? Vuol dire che io faccio un digiuno per dire a Gesù, guarda Gesù, io ci tengo talmente tanto a te che preferisco te a mangiare. Io non mangio, d'accordo? Perché voglio stare con te. Questo è il senso proprio religioso, genuinamente cristiano del digiuno. A messa ci vado, perché mi faccio la comunione, perché senza comunione non posso campare, ma io posso stare tranquillamente un giorno senza mangiare. Tranquillo. Ecco, no? E ti pare che se tu fai a Gesù un'offerta del genere, lui rimane a guardare come se niente fosse? Ma per chi l'abbiamo preso, nostro Signore? Che razza di idea ci siamo fatti di lui, no? E fa una cosa così grande, ma questa te la ripagherà profumatissimamente, in grazie grosse anche. È chiaro che più ne fai di queste cose, e più ne avrai. Cioè, tu dici, Gesù nei nostri confronti le ha già fatte tutte le follie possibili e immaginabili. Quale altra follia d'amore gli resta da fare a nostro Signore? C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa a tutto quello che lui ha fatto per noi? E che basta, insomma, che andiamo a informarci un pochino, è perennemente posto sotto i nostri occhi. Quindi, e lui si aspetta che noi abbiamo una reazione dinanzi a questo, che può essere di accoglienza profonda, di gratitudine e di volontà. Tu hai fatto questo, bene, io te lo ricambierò in amore. Certamente non è che un povero digiuno che faccio io sia paragonabile manco a una goccia di sangue uscita dal corpo santissimo di Gesù per sbaglio quando era bambino, no? Evidentemente. Ma questo noi ci abbiamo, purtroppo noi siamo dei poveri esseri umani, non è che possiamo dargli molto altro, no? Ecco, e ultimissima cosa, le grazie che poi il Signore, quando ci trova ben disposti, ci fa, questo sì,
prudentemente, evidentemente, perché qui nessuno di noi ha, credo, missioni così grosse come Luisa, però possiamo e dobbiamo trafficarle, la parabola dei talenti c'è qui dietro, no? Quindi metterle a disposizione del prossimo, non trattenerle soltanto per noi, non avere quelle forme di egoismo e di accidia spirituale per cui io me ne sto con Gesù, mi prendo le sue cose e me le tengo per me. Devono essere sempre tradotte in opere sante e quando è il caso e quando è opportuno e quando le circostanze lo consentono o addirittura lo richiedono, essere condivise con i nostri fratelli ben disposti, perché tutti possono essere in grado di conoscere e incontrare l'amore di Dio. Meno Santa Vergine Maria, che Gesù trovi sempre in noi cuori assolutamente ben disposti e desiderosi di accoglierlo. Siamo nella novena di Natale, il momento contingente in cui capita questa meditazione, proprio nella fervida attesa di un rinnovato incontro con il Signore a cui si spera tutti ci stiamo preparando, con un avvento vissuto in maniera intensa. Ognuno di noi sa cosa ha offerto al Signore per questo tempo di avvento, per creargli un cuore simile alla stalla di Betlemme, quindi aperto e accogliente, anche se purtroppo, come era la dimora di allora, ben misera e ben povera cosa. Ma al Signore non importa che sia ben misera e ben povera cosa, importa che sia un cuore aperto e disposto ad accoglierlo, e in cui non ci sia povertà quante ne vogliamo, i peccati gravi e le perversioni dell'anima, zero. Ecco, aiutaci qua ulteriormente ben disporci in questi giorni, ecco, perché possa essere un grande Natale nella Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.